Grande scrittore italiano, autore di questo romanzo molto bello di cui parleremo stasera. Si chiama La scuola cattolica, è stato pubblicato da Rizzoli. Sono 1300 pagine, 1294, che però si leggono in uno stato di ipnosi, perché uno comincia a leggere questo libro e non riesce più a staccarsi. Perché è un libro che parla in profondità di qualcosa che riguarda ognuno di noi, anche se è un libro che è datato in modo molto preciso, ruota intorno a un anno, che è il 75, e intorno a una vicenda drammatica, che è il delitto del Circeo. Allora, io vorrei che Edoardo Albinati ci spiegasse com'è nata l'idea di questo libro, perché lei ha voluto scrivere un libro così imponente, che più che un romanzo è uno zibaldone di pensieri, e uno zibaldone anzi di romanzi, perché ci sono infinite storie che ruotano intorno alla scuola cattolica. La scuola cattolica è una scuola vera e propria, un collegio cattolico nel quale lei ha studiato, e è una scuola importante, famosa, nel centro di Roma, in un quartiere anzi centrale a Roma, che è il quartiere Trieste, dove avevano studiato anche i criminali, gli artefici di questo delitto orribile che ha segnato un'intera generazione. Allora, ci può raccontare com'è nata l'idea di questo libro, che evidentemente è un'idea che la tormenta, la travaglia da tanti anni? No, io non avevo precisamente un'idea, nel senso né di come pensare questo avvenimento ormai lontanissimo, 1975, ero un ragazzo, e quella storia era stata sepolta, diciamo così, era stata messa alle spalle, come anche giusto che sia, di molta parte della propria vita. Io sono abbastanza contrario all'idea forzata della memoria, del ricordo, anche se oggi si dice molto spesso che bisogna ricordare, la letteratura è fatta perché la gente non dimentichi. Al contrario, io penso che la letteratura e il cinema e molte altre cose, che anche giocare a carte, siano fatte per cancellare il passato, per buttarselo alle spalle, per poter andare avanti, per consumare la vita, non per trattenerla, conservarla, metterla in un museo interiore. Quindi quell'evento era uno delle tante cose della vita, molto particolare, perché questi ragazzi che commisero questo delitto, che riassumo brevemente solo per chi, forse la cui entità adesso sarebbe, avrebbe una minore risonanza, ma che allora, proprio in quell'anno particolare, in quell'Italia, in quel mondo, in quel quartiere borghese, fu esplosiva. Il delitto consiste nel sequestrare due ragazze, fra l'altro i ragazzi che le portarono in questa villa al mare, appunto sul Circeo, che è un luogo paradossale di vacanza italiano e romano soprattutto, perché non è proprio un posto, secondo me, dove fare le vacanze, perché è un luogo molto cupo, proprio la montagna del Circeo incombe sopra queste bellissime spiagge da una parte e dall'altra, ma in sé un luogo, è veramente una montagna incantata. Sta di fatto che sparpagliate dentro quella montagna ci sono alcune ville, e queste ragazze furono portate con la scusa di una gita in una di queste ville, rinchiuse, sequestrate. Poi arrivò il terzo ragazzo, che era il figlio del padrone di casa. Queste ragazze furono seviziate, violentate e direi uccise, se non fosse che una di loro in realtà non era morta e quindi sopravvisse. Furono riportate a Roma dopo 48 ore e rimasero chiuse in un bagagliaio dell'automobile dei sequestratori, che nel frattempo erano andati a fare un giro, a prendersi un gelato, e verso l'una di notte quella che in realtà era sopravvissuta, bussando forte
al cofano della macchina si fece sentire, chiamarono la polizia, aprirono il cofano, trovarono il corpo della ragazza uccisa e questa invece che era sopravvissuta, e nel giro di poche decine di minuti arrestarono due dei tre che stavano appunto girando nel quartiere di notte da un bar all'altro. Il terzo invece non fu mai catturato, non è mai stato catturato, e rappresenterebbe un'altra, diciamo, ramo di questa storia, perché poi su questo contumace, su questo terzo che si chiama Andrea Ghira, che non è mai stato appunto arrestato, poi sono fiorite molte versioni, molte leggende sulla fine che abbia fatto, dove sia stato realmente, l'ultima delle quali dice che lo identifica con il corpo di un legionario della legione straniera spagnola sepolto in Marocco, e come tale è stato identificato nel 2005. Il 2005 è appunto l'anno, anche se adesso di nuovo, due mesi fa, il corpo è stato riesumato per rifare una prova del DNA per sapere se poi effettivamente il corpo di questo Andrés Testa, legionario del Terzio, cioè appunto la legione straniera spagnola, corrisponda o meno a quello di Andrea Ghira. Perché alcuni sostengono che in realtà non è lui, è una copertura per permettere a costui di vivere gli ultimi anni della sua vita, insomma quanti saranno, in libertà, cioè in libertà, in clandestinità. Nel 2005 è accaduta la cosa che ha dato che ha fatto, diciamo, saltare la pietra messa sopra questo oblio, per me almeno, e cioè il fatto che uno dei due assassini, che invece avevano scontato una lunga pena, e cioè Angelo Izzo, in regime di semilibertà ha ucciso due donne, ha ucciso una donna e sua figlia, e la figlia 14enne, le ha strangolate e le ha sepolte nel giardino di casa di un suo complice. Quando è uscita fuori questa nuova, quando è riemersa esattamente 30 anni dopo questa nuova storia, i cui dettagli adesso non sto a raccontare perché appunto sennò diventa una specie di indagine criminologica questa, e una ricostruzione giuridica che non vorrei fare, io ho detto accidenti, evidentemente questo passato non passa, cioè secondo quella vecchia formula, appunto ci sono eventi che non si riesce poi a cancellare, tanto che sono loro stessi che tornano di nuovo da te, bussano alla memoria, e allora ho pensato, ma piuttosto che scrivere l'ennesima versione di questa storia criminale, perché non provare a ricordare, a raccontare e un po' anche a inventare quello che era l'ambiente, appunto il quartiere soprattutto. Direi che forse il grande protagonista, il vero protagonista assoluto del romanzo è questo quartiere Trieste, che in realtà non è un quartiere centrale di Roma nel vero senso della parola, è un quartiere residenziale, fuori dalle mura, non ha particolari bellezze monumentali e storiche come il centro di Roma, è molto grazioso, molto dignitoso, molto distinto, appunto. È un quartiere borghese per eccellenza, e quasi costruito apposta perché chi vi abita sia messo al sicuro da qualsiasi evento della vita, insomma, perché proprio in quel quartiere, da quella scuola, tra questi ragazzi, potesse nascere una storia come quella. Insomma, lo spunto è questo, ricostruire, diciamo, anche con un giro largo, facendo un largo giro, quindi partendo dalle nostre adolescenze, dai preti che ci insegnavano a scuola, da questa scuola esclusivamente, la cui caratteristica era sì di essere una scuola religiosa, tenuta da alcuni fratelli che si chiamano fratelli maristi, ma forse ancora più che il carattere, diciamo, cattolico di quell'istituto, fra l'altro questi fratelli maristi erano dei, diciamo, religiosi, diciamo così, progressisti, liberali, non erano bacchettoni, erano favorevoli alle riforme del concilio,
erano, facevano la messa, facevamo, perché insomma andavo pure io, la messa con le chitarre elettriche, con i bonghi, insomma, voglio dire, non era una scuola, diciamo, tradizionalista, anzi era piuttosto d'avanguardia allora, perché proprio lì sia stato possibile questo, e soprattutto perché poi in quello stesso quartiere, per cui ritorno sull'idea del quartiere, dopo quell'evento, dal 75 all'82 all'incirca, nei cosiddetti anni di piombo, che io però tenderei, vorrei che venissero ribattezzati, cioè gli anni del terrorismo in Italia, anni di piombo e oro, perché c'è stato anche, secondo me, parecchio oro in quegli anni, proprio in quel quartiere, per una contingenza che io cerco di spiegare anche dal punto di vista, diciamo, urbanistico, sociologico, e alla fine la mia dottrina, la mia teoria è che sia stato scelto quel quartiere proprio perché anonimo, proprio perché non caratterizzato dalla bellezza e dalla storia come il centro, e non drammaticamente e pateticamente proletario come le periferie pasoliniane, fosse il luogo ideale dove le forze in campo, in particolare quella degli estremisti di destra e di sinistra, si scontrassero come ci si incontra in un ring, in una specie di palestra, cioè un luogo che non ha connotazione se non per il gioco che vi viene svolto, perché proprio in quello stesso quartiere furono ammazzate una quantità di persone, magistrati, poliziotti, militanti di destra, militanti di sinistra, per cui proprio in quegli anni ciascuno di noi contava davanti alla mia scuola, l'altra mia scuola, perché io poi sono andato via da questa scuola cattolica e sono andato nella scuola pubblica dove ho finito i miei studi, e lì davanti, per esempio, ci furono solo proprio nel raggio di poche decine di metri uccise varie persone. Sotto casa del mio compagno di classe Marco Lodoli venne ucciso il magistrato Corsio, insomma c'era una specie, io all'inizio nel libro ho anche messo una mappa. Ah, sì? Sì, poi l'ho levata perché mi sembrava una cosa un po' non giornalistica, insomma mi sembrava che di dover usare solo le parole, però era piuttosto impressionante vedere come queste stradine, per lo più alberate, molto dall'apparenza insomma tranquilla e serena, poi in realtà furono costellate da questi eventi estremi. Allora, per riassumere, insomma, perché, diciamo, sotto questa coltre di tranquillità e di serenità poi covassero evidentemente le condizioni perché, questa è un po' la formula che mi ha colpito nel lavorare a questo libro e scoprire questa verità, come mai, come fosse possibile che tutti fossero in grado di fare il male e tutti fossero anche in grado di subirlo, cioè tutti diciamo potenzialmente, e fu anche il grande sgomento e sconforto di quegli anni, ogni famiglia pensò che i propri figli potevano essere o vittime o carnefici, senza che questo avesse bisogno di una lunga preparazione, di una lunga incubazione criminale, cioè in altre parole, come al riparo di questi villini, di queste palazzine, poi si preparassero dei fatti estremi e come noi li vivessimo in estrema spensieratezza, perché appunto io poi, al contrario degli adulti di allora, che erano preoccupati, angosciati, disperati, eccetera, noi eravamo noi, adesso faccio un noi generico un po' assurdo, però eravamo anche molto, molto felici di questa effervescenza sanguinaria da una parte, ma anche piena di scoperte, di invenzioni, quindi non so se questa sia una ragione per scrivere un libro, potrebbe essere anche la ragione per andare a vivere nel deserto, oppure per darsi a, insomma, per andare in piscina, ecco, quindi forse non sono abbastanza in grado di motivare perché tutto questo poi si debba trasformare in un libro e non sfogarsi in un altro modo. Insomma, ci sono dei passaggi in cui lei dice mi sto divertendo troppo a scrivere questo capitolo, oppure degli altri passaggi in cui lei dice al lettore, avverte il lettore, questo lo puoi lasciare, trascurarlo, è un passaggio che è una parentesi, vai direttamente al capitolo 12, eccetera. Oppure ci sono altri passaggi, per esempio,
cui parla l'io narrante, perché poi c'è da stabilire se l'io narrante è Edoardo Albinati oppure è un ragazzo che è cresciuto nel quartiere Trieste negli anni 70, che ha fatto le sue esperienze al San Leone Magno e che riflette sui suoi compagni di scuola di corso che sono diventati dei criminali. Ebbene, questo ragazzo racconta in prima persona delle esperienze, dice alla fine di questa pagina, la pagina su Bettina, per esempio, la tedesca, questa pagina non potete non leggerla. Allora, c'è anche una dimensione di ludica in questo libro, che traspare non solo dalla ricchezza, da questa forma dilatata, protuberanza infinita, ma traspare anche in molte scene in cui si ride. Questo libro, pur essendo un libro drammatico, terribilmente drammatico, che parla di una generazione di nichilisti, che parla di violenza, che parla, tra l'altro parla della teoria dello stupro come consustanziale all'amore eterosessuale, se non ho capito male, ci sono anche però molte altre pagine dove si parla di cose ridicole, che fanno venire molto da ridere. Ecco, tutto questo ha un ordine oppure segue semplicemente l'erraticità della creazione dello scrittore, che si mette a fare i conti con un magma quasi incontrollabile? Quanto c'è, voglio dire, di intenzionale, quanto c'è invece di casuale in un racconto così? Il narratore è Edoardo Albinati? Allora, lo è nella misura in cui, anche parlando con delle persone a cena, tu non so se sei veramente quello che dici o che vuoi sembrare di essere, quindi mi chiedo quale sia il luogo in cui si è veramente se stessi. Dubito che con gli altri noi si sia... Cioè, io dico molte bugie già normalmente, non solo quando scrivo, oppure non sono bugie ma sono arrotondamenti, oppure sono anche, come si dice, cose che vengono taciute di sé. Omissioni, quindi tra, mettiamoci, le invenzioni, le omissioni, le forme, diciamo, semplificate o amplificate della propria vita che uno offre agli altri. Io, fra l'altro, sono abbastanza sensibile a questo tema da quando, ormai da molti anni, lavoro come insegnante in carcere e ho a che fare con delle persone che non conosco fin quando non mi dicono chi sono, e poi quello che mi dicono di essere io non posso assolutamente prendere per buono, come non posso neanche prendere per buono i verbali dei processi per cui sono stati condannati per questo o per quello, perché neanche quello è proprio la verità fatta e finita, è normalmente una parte della verità, in alcuni casi non è la verità affatto. Per cui io sicuramente per scrivere il libro ho presentato me stesso in maniera diversa da come forse io veramente sono, però è la cosa che faccio abitualmente, che noi facciamo quasi tutti abitualmente, non c'è così tanto di diverso, credo. A me serviva poi essere un po' diverso da quello che io poi sono, anche perché avendo un deuteragonista nel libro che si chiama Arbus, allora io per esempio mi sono fatto per certi versi un po' più scemo di quello che sono, perché quello molto intelligente era Arbus, però certe volte non mi scocciava di passare per scemo, e poi del resto si capisce che avendo scritto io anche Arbus, anche l'intelligenza di Arbus è mia, quindi voglio dire, alla fine da qualche parte questa intelligenza riaffiora. Io forse ero un po' meno arrendevole e molle di come mi dipingo, però mi serviva che, siccome c'era uno tutto in un pezzo, insomma, c'era una specie di Don Chisciotte nel libro che è Arbus, e allora a me non restava che fare, come Batman e Robin, a me non restava che fare il ruolo di Robin o di Sancho Panza, della spalla, insomma, una spalla che osserva, guarda, ma che non fa le cose, nel libro le fanno sempre gli altri, io non faccio mai nulla nel libro, da ragazzino nella scuola io sono sempre lì che guardo quelli che iniettano l'acido cloridrico nella pianta del professore di scienze per farla morire, quelli che rompono gli occhiali ai compagni più deboli, quelli che seviziano a frustate un amico, un compagno di classe perché vogliono
rifare una scena di un quadro, di un martirio che abbiamo visto durante il ritiro religioso, perché l'unica cosa veramente religiosa, diciamo, di quella scuola era che una volta all'anno si andava a fare questo ritiro spirituale, di solito in un luogo ameno vicino Roma. Una volta a Comacchio. No, a Comacchio no, non ci si spingeva mai oltre i colli di Roma, e si andava in queste, in queste, queste cose tenute da monaci, da preti, da suore, e si stava lì 3-4 giorni, dove di solito, che erano destinati alla meditazione, diciamo così, o alla riflessione, alla preghiera, ma poi, come nel caso che io racconto, noi facevamo delle vere e proprie pantomime religiose. A questo punto, visto che la religione cattolica è consustanziale con la sofferenza, il dolore, la punizione, eccetera, si mettevano in scena. Del resto anche una processione del Venerdì Santo, quello fa vedere un uomo che viene percosso e addirittura poi alla fine crocifisso, frustato e crocifisso, e noi questa cosa l'abbiamo agita. Allora, noi, però anche lì io sono quello che dice no, beh, basta, smettetela. Ora non mi ricordo, non mi pare di ricordare di essere uno con D'Avenia. Esatto, io non sono mai stato la vittima, ma non mi sembra di ricordare di essere stato neanche il carnefice. Allora però era molto interessante descrivere D'Avenia, cioè la vittima, il ragazzino masochista che gode, perché quella scena, che secondo me è una delle meglio del libro, la rovino per chi lo leggerà, termina con questa scoperta, cioè che D'Avenia in realtà nel farsi frustare, malgrado tutte le sue lacrime e le sue proteste, in realtà aveva negli occhi un scintillio di piacere. E quindi quelli che gliele somministravano quasi erano dispiaciuti del dare soddisfazione, per la famosa barzelletta del masochista che chiede al sadico: fammi del male? No. Allora, qui si realizzava un po' questo schema. Devo dire che gli effetti di lettura di questo libro mi stanno dando delle grandi sorprese. Una cosa che però io avevo preventivato e con cui avevo anche molto discusso con l'editore Rizzoli, quando loro si sono visti arrivare le 1300 pagine e erano stati per 2 anni molto dietro e avevano avuto le prime 400 pagine verso maggio, verso un anno fa circa, e aspettavano il resto e non sapevano bene. Io ho detto: guardate che mi sa che ce n'è ancora parecchio, c'è ancora, viene bello lungo. Quando gli ho mandato il file il 29 settembre dell'anno scorso, ed erano 1450 pagine, loro sono rimasti totalmente... Un infarto? No, si sono ammutoliti, sono scomparsi. Mentre prima mi chiamavano, mi scrivevano tutti i giorni, per 15 giorni c'è stato un blackout completo, e da cui si sono lentamente ripresi. E allora poi lì, un po' parlando, un po' tagliando 150 pagine circa, un po' lavorando anche su questa idea, io ho difeso, rispetto alla categoria molto spesso evocata del lettore forte, cioè di quello che legge molti libri, io ho provato a immaginare il lettore estremo, che non è uno che legge tanti libri, ma uno che appunto è pronto a leggere un libro così, come ci sono quelli che fanno la maratona, quelli che fanno, so che c'è questa prova che si chiama Iron Man, in cui fanno tipo una maratona e poi una gara di nuoto di 10 km e poi 100, 200 km di bicicletta. Allora, tutto questo evidentemente produce endorfine, ma in grandi quantità. Allora ho pensato, e sono riuscito a convincere l'editore, è fatto: puntiamo su quelli, puntiamo sui masochisti, visto che la religione cattolica è basata sul masochismo, la società intera si fonda sul nostro masochismo, la generosità, l'altruismo, tutte le cose buone che noi le facciamo essenzialmente per masochismo. Allora noi cerchiamo masochisti, cioè facciamo un appello: masochisti, unitevi, uniamoci. E questo è stata la scommessa, devo dire, fin qui vinta, perché ho scoperto che era vero, c'erano molti masochisti, così masochisti che verso pagina 1100 cominciavano a lamentarsi che stesse per finire, e non posso pensare che solo perché fosse bello, io penso che sia un bel libro, ma penso che fosse appunto questa specie di trance indotta dalla fatica fatta,
e anche dal piacere, perché questo è un libro che si comincia a leggere con molto... Sembra del piacere e del dolore, appunto, sono legati, no? È molto, molto connesso. Perché questo è un libro che si legge con, inizialmente con molto slancio, poi si comincia a pensare che sia un libro completamente delirante, il lettore è completamente in balia di questo dubbio se sia un libro fondamentale per capire gli ultimi 50 anni della storia italiana, lo penso, oppure se sia il prodotto di uno scrittore delirante, completamente delirante, che confonde i piani della realtà, che si diverte a torturare il lettore, ma al tempo stesso accompagnarlo in questa specie di esercizio quasi ipnotico, tant'è che è arrivata alla pagina 900, uno comincia a rallentare il ritmo della lettura delle 50 pagine quotidiane perché teme che finisca troppo rapidamente e soprattutto teme che si arrivi alla conclusione, perché l'altra cosa che è molto interessante di questo libro è che mentre inizialmente si può pensare il lettore un po' diciamo distratto potrebbe pensare che lo scrittore Albinati vuole dimostrare una tesi, e cioè che il criminale nasce in un contesto cattolico, di cattolicesimo usurato, di cattolicesimo esangue, di cattolicesimo quasi mimato, che però non ha più ragioni di credere, e quindi addossare la colpa del male, la colpa della perversione a un'istituzione come la Chiesa Cattolica, e invece poi si ricrede, perché quella che potrebbe essere la tesi precostituita di questo romanzo invece si sgretola in 1100 rivoli. È così o no? C'è anche qui, c'è quanto c'è di intenzionale nella ricomposizione così complessa di una realtà così difficile, e quanto c'è invece di casuale, di perdita proprio del controllo, che è proprio dello scrittore di un romanzo Fiume? Ma la risposta a questa domanda ci riporta a quel tema lì, appunto, dell'accompagnare il lettore attraverso la lettura. In un libro così lungo, innanzitutto, nello scrivere un libro così lungo, anche chi lo scrive ha dei ripensamenti, molti ripensamenti, quindi non saprei dire se quella tesi venga smentita dal libro perché il lettore che scopre che non è vera o perché sono io che ho scoperto che non era vera strada facendo mentre lo scrivevo. C'è un percorso parallelo tra lo scrittore e il lettore in un libro di queste dimensioni, necessario, inevitabile, cioè io sto vivendo più nello scrivere più o meno la stessa esperienza che vivrai te nel leggere, tu ci metterai, io ci ho messo 9 anni, tu ci metterai un mese e mezzo, quello che ci vuole per leggerlo, però tutti e due stiamo vivendo un'esperienza così lunga che ci permette di fare all'interno della storia, e quello poi che fa sì che questo sia alla fine di tutto, malgrado tutto, un romanzo, anche se ha una grande parte di carattere saggistico, però è un romanzo perché in effetti avvengono dei cambiamenti in chi l'ha scritto, per forza di cose, tra il 2006 e l'anno scorso, e avvengono dei cambiamenti in chi lo legge tra il 15 maggio, insomma, che giorno è, il 3 maggio e il 20 giugno. C'è anche chi l'ha letto in una settimana, forse non so che tipo di cambiamento, aveva avuto una serie di mutazioni violente perché si susseguivano a un ritmo, perché normalmente il ritmo dovrebbe essere quello invece che tu scopri un po' alla volta, scopri un po' alla volta che in effetti non è quella, anziché non c'è alcuna tesi nel romanzo, ce ne sono infinite, tanti quanti personaggi ci sono. Poi c'è un'altra cosa, anzi due cose, una che io ho voluto anche per addolcire la pillola amara della riflessione saggistica, per esempio su quella sul tema dello stupro, che è un tema che io per esempio ho trattato da 2 o 3 anni in maniera sistematica fino a essere io saturo e disperato, e oltretutto a continuare a ricevere ancora oggi da Amazon offerte di libri che mi dicono vuoi leggere nazisti e violentatori, vuoi leggere stuprate e umiliate, no, basta, non ne voglio mai più sapere nulla, perché una volta che vieni individuato, infatti se io mai venissi coinvolto in un caso sarei proprio, avrei l'identikit perfetto, perché
ho comprato per 9 anni solo libri sui fascisti, nazisti e lo stupro, e quindi sarei proprio anche la mia piccola biblioteca a casa, formato o da femministe radicali degli anni 70, con le cui tesi, diciamo così, ho sposato quasi integralmente, fascismo e neofascismo di ogni salsa, e poi una quantità di bellissimi libri che sono stati scritti sulla violenza in generale, sulla violenza sessuale in particolare. Allora io dico al lettore, senti, facciamo il famoso patto che secondo me non esiste col lettore, non viene mai fatto, qui invece l'ho voluto fare proprio, ti garantisco, come Berlusconi quando prometteva i posti di lavoro, firmo davanti a te questa cosa, io mi sono fatto un mazzo così, mi sono letto 40.000 pagine e adesso te ne faccio leggere solo 40, in fondo ci dovresti stare perché è conveniente, no? È un po' come la scommessa di Pascal al contrario, cioè io mi sono dovuto sorbire anni di questa roba, tu al massimo te la cavi con 40 pagine che sono il super succo in un pomeriggio, quindi è un'offerta, secondo me è un'offerta vantaggiosa. L'ultima cosa che mi ha fatto notare, sempre sul livello, penso sempre sul rapporto, diciamo così, fascinatorio, ricattatorio della lettura in quanto tale, io ricordo e ripeto come fondamento scientifico in questa bellissima sala quello che il grandissimo grecista Jesper Svembro, residente a Parigi, ha scoperto sulla origine della scrittura. Il più antico reperto di scrittura greca, secondo Svembro, è questo corcio scritto sopra, io ti inculo, da cui lui trae un'intera teoria della scrittura come possessione di chi scrive nei confronti di chi legge, che è la versione più, diciamo, più acida o più minacciosa del fesso chi legge, cioè in effetti chi legge viene posseduto dalla cosa letta e non può replicarla perché dall'altra parte non c'è nessuno, adesso perché gli scrittori vanno a presentare i libri, ma una volta proprio era irreplicabile, cioè nel senso tu leggevi ed eri posseduto. Allora, se questo è vero per un libro di 50 pagine, per un libro di 1.300 lo è in maniera massiccia e fa sì che alla fine chi ha letto, poi c'è chi molla il libro e lui è salvo, ma chi invece continua e termina il libro non può che dire che il libro è bellissimo, perché altrimenti è un coglione, perché altrimenti ha passato un mese e mezzo a leggere 1.300 pagine e poi dice è brutto, è assurdo. Infatti per questo si parlava delle... No, discorso, perché su questo libro si è inaugurato, questo lo devo dire, scusa, è una mezza stupidaggine, si è inaugurato questo nuovo genere che è la recensione a 200 pagine, perché vari recensori hanno recensito il libro parlandone anche molto bene, avendone letto solo un pezzetto, così anche assicurandosi, diciamo, guardandosi dal doverlo terminare, secondo me. Però capisco questo discorso perché appunto leggerlo tutto. Però se lo leggi tutto, poi alla fine sarai costretto a dire che hai speso bene il tuo tempo. Nessuno può dire che ha fatto totalmente un atto contro natura così lungo, no? E questo, questo è un ulteriore atto, diciamo, positivo dal punto di vista, diciamo, non morale probabilmente, ma commerciale sicuramente sì, che possa essere stato accettato con molte riserve, perché ho letto anche delle stupende stroccature appunto su Amazon di gente proprio assolutamente indignata, ma perché appunto era gente che, per tornare alla metafora di Svembro, alla teoria di Svembro, non si sentiva alle spalle qualcuno che se lo scrollava via di dosso, cioè non voleva subire questa violenza così prolungata. Tutto questo libro respira non solo di esperienze personali, autobiografiche, omaggio all'autofiction che va molto di moda nei nostri tempi. Beh, l'ho inventata io peraltro. Quindi. E hai molti emuli anche qui in Francia. Ma respira soprattutto questa densità filosofica,
ci sono pagine e pagine che evocano Tocqueville, per esempio quando si descrive l'impossibilità dell'amore o l'impossibilità di una relazione sentimentale asimmetrica in un mondo dominato dalla ricerca della simmetria, dalla ricerca dell'eguaglianza. Anche questo è questa ricerca di riferimenti, questa ricerca di grandi idee che sono come il tessuto sul quale danzano, camminano, si muovono sia gli stupratori sia gli alunni della scuola cattolica. Serve a dare più credibilità o serve a affogare il romanzo in questa specie di magma filosofico delle idee del nostro tempo? Forse sono io che sono affogato in questo magma. Io penso che a me piace moltissimo, devo dire onestamente, mi piace molto adattare le storie e i pensieri altrui. Io non sono molto, anzi io non sono affatto creativo, intendendo originale, cioè a me non credo di aver mai avuto un'idea originale se non come derivazione o come risposta o come reazione a qualcosa di altrui, che fosse un amico o un'amica oppure fosse un libro o un classico. Quindi tutto questo mulinello di idee che c'è nel libro è quasi tutto, diciamo, originato dalla ricerca, dalla continua ricerca che io ho condotto nei piani dove posso permettermi di condurla, che sono da una parte i libri e dall'altra parte l'esperienza personale. E quindi, per esempio, siccome continuamente mi chiedono se da 23 anni frequentare dei criminali tutti i santi giorni abbia cambiato qualcosa in me o abbia qualcosa a che fare con la scrittura, la risposta è no, perché non è così, ma è anche sì, perché è ovvio che quella materia lì è, diciamo, durante queste lezioni che io tengo dentro la galera, il filosofico viene continuamente esaltato, evocato, cioè continuamente sembriamo i primi uomini del mondo che stanno discutendo sul bene, sul male, anche perché Caino, Abele. Per esempio questo fatto, sta citando proprio uno dei nostri pezzi forti, ma perché tutto comincia sempre con due fratelli che si... Perché, siccome l'altro giorno Natale di Roma, 21 aprile, come comincia la storia? Comincia che uno ammazza l'altro, Romolo ammazza Remo, perché comincia sempre da quella storia lì? Allora, il filosofico, cioè in realtà il pensiero, diciamo, semplificato è filosofico, il pensiero ingenuo, primitivo, quello non sofisticato è filosofico allo stato puro, insomma, un po' come è nel Belli, per capirsi, che infatti è un poeta estremamente filosofico, proprio perché tratta poi appunto bene, male, morte, sesso. Per esempio, per tornare all'esperienza di insegnante in carcere, è la prima volta che qualcuno capisce Machiavelli, ma lo capisce, non è che lo capisce, è assolutamente d'accordo con Machiavelli, mentre se io parlavo con mia madre di Machiavelli, mia madre era indignata dall'idea che uno dovesse invitare a pranzo i suoi avversari politici a strangolare. La prima cosa è la gentilezza, la prima cosa è la puntualità, la prima cosa è l'educazione, la prima cosa è stare composti a tavola. Sì, questa c'è una piccola presa in giro di mia madre, che diciamo sempre, ma quante sono queste prime cose? Le metteva ogni giorno una prima cosa diversa. La cosa interessante è che attraverso un caso di cronaca, una storia triviale, una storia orrenda, Albinati racconta molto di più, cioè racconta quelli che sono i principi di una coesistenza umana che vengono meno, racconta quelli che sono i caposaldi di una civiltà come il cristianesimo, la civiltà cristiana, che è in crisi. Allora, un altro aspetto che è molto interessante, che mi ha colpito, è il continuo rovesciamento, cioè la logica del cristianesimo, cioè il Dio fatto uomo che è un Dio di pace, un Dio di amore e che
rovescia completamente, come ci hanno insegnato a pensare tutti i filosofi, la morale comune, per testimoniare di una morale superiore, di un mondo superiore, di una trascendenza superiore, è applicata anche qui costantemente. Per esempio, si può leggere paradossalmente come l'elogio dello stupro, perché lo stupro diventa qualche cosa che è insito nel rapporto tra un uomo e una donna, nel rapporto eterosessuale tra un uomo e una donna. Ma ad esempio si può leggere anche nei rapporti di potere, si può leggere in infinite forme questa morale del rovesciamento, che è tipicamente cristiana, che è Ha fatto uscire matto questa morale quando ero ragazzo, poi mi sono accorto di averla fatta integralmente mia, perché anch'io ragiono in modo paradossale, come Gesù, diciamo. Da Gesù in poi, tutte quelle persone interessanti ti dicono sempre che quello che ti sembra essere in realtà non è, ma è vero il contrario. Da ragazzino, che ero più integro, mi ribellavo a quest'idea dell'ingiustizia, per esempio, del fatto della parabola di Vignaioli. La parabola di Vignaioli mi faceva venire la bava alla bocca quando si diceva che venivano dati gli stessi soldi a uno che aveva lavorato un'ora e di quelli che hanno lavorato 8 ore. Come il figlio prodigo. Il figlio prodigo è l'essere che odio di più della storia umana. Cioè, perché ho sempre pensato, ma quegli altri che sono stati buoni e sono rimasti a casa se la pigliano in saccoccia, arriva questo che fa il vitello grasso. Cioè, in questo io sarei più decisamente ebraico o protestante, insomma, questo rovesciamento che il perdono, questa l'ingiustizia costitutiva, sovrana però, quindi meravigliosa del perdono, io non, tuttora mi manda in bestia, insomma. Capisco che è la grandezza di questa religione, però l'idea di, insomma, questo amore verso i peccatori io non lo reggo, non lo tollero, insomma. Perché poi tutto questo in un paese come l'Italia, dove questo poi è stato, di questa morale, diciamo così, è stato poi fatto un uso molto spregiudicato, insomma, no? Per cui poi alla fine sono sempre i peccatori che giudicano. I peccatori che parlano. I peccatori che parlano, i peccatori che vanno di qua e di là, cioè i peccatori, insomma. Gli uomini ingiusti hanno la meglio sui giusti. Questo a me fondamentalmente dà fastidio. Capisco che però ho una mentalità gretta, mentre la mentalità, diciamo, di accoglienza estrema, di perdono e di ecumenica, insomma, della Chiesa Cattolica sia la ragione per cui è ancora in piedi. Proprio in virtù della stessa logica si potrebbe rovesciare questa argomento. Ma è proprio questo, che perché tutto si può rovesciare. Libro è una dimostrazione invece dell'infinito amore cristiano per il criminale. Lo sto dicendo, proprio quello che mi fa... E contemporaneamente... I lavori dei criminali non sono amabili, ecco, appunto. Oppure sì, lo sono alcuni di loro, ma perché in quanto... Invece questo amore per il peccatore, questo dostoieschismo, io lo vedo succedere, scusate se sto divagando, ma sono anche già non stanco, però c'è un po' troppa roba in quel libro, sì. Non mi piacerebbe più raccontare le storielle, ma ricordo una scrittrice che venne in galera e io a parlare in biblioteca, un incontro tipo questo, io stavo in mezzo ai detenuti e lei cominciò a dire, lei colta da quella sindrome di qui sopra, cominciò a dire, voi sì, questo è il vero mondo, i veri sentimenti, io vi invidio. Questo è stato un momento... La rivolta, volevo ammazzare. No, perché questo è il bello della galera, che tutti sono abituati al self-control, perché... c'è un grande esercizio di self-control, vi invidio perché voi avete tanto tempo per leggere, anch'io. Era ovvio che era stata presa di questa vertigine, diciamo, appunto, della compassione. Della compassione, la scena, scena da Nanni Moretti, credo. Non so, Nanni Moretti e i personaggi che c'erano intorno, però non. Infatti loro, molto, quelli che stavano accanto, che appunto questi omaccioli, mi hanno detto, ma questa la conosci? Io ho detto, guarda,
appunto lì sono stato detto per perdonare. Era in italiano. Che non sa quello. Erano... Perdonare perché non sa quello che fa. Non sa quello. Era una scrittrice italiana? Sì. Ah. Si dice peccato. No, non si dice no, peccato. No, potrebbe essere questa una sindrome che coglie. C'è bisogno di essere. Insomma, è una cosa che succede spesso. No, tutto questo per dire che. È bello scrivere. Il rovesciamento, appunto, il rovesciamento è alla fine anche la mia logica, però io a lungo questa logica l'ho rifiutata perché mi sembrava ingannevole, insomma, che sempre dire che i primi saranno gli ultimi, che mi portava poi, ci sono per esempio pagine secondo me divertenti, quelle sulla filosofia greca quando ce la insegnavano appunto a 14-15 anni, no? Ti dicevano che la freccia era ferma nel cielo, che Achille non raggiungeva la tartaruga, che sono tutte queste cose che, ma che, di cosa, cioè è possibile che qualcuno pensi che questo sia la saggezza dell'umanità? Ricordo soprattutto la prima volta della... E questo lo dico più volte. Come Talete, il principio di Talete. Esatto, tutto è fuoco, tutto è numero, tutto no, tutto soprattutto il mito della caverna. Cioè l'idea che questi sono questi con le statuette in testa che proiettano le ombre e ci sono gli uomini legati. E ci chiedevamo, ma di che stanno, di cosa sta parlando costume? Allora, questa che poi è. La quintessenza della sapienza umana, e anche quella di Gesù, lo è, ne sono convinto, però confligge talmente in maniera evidente con il retto senso adolescenziale, perché sono i bambini e gli adolescenti invece sono dei veri logici cartesiani puri, e non sopportano le ingiustizie, non sopportano questo paradosso permanente, no? Che è quello che invece gli adulti poi accettano, che è l'educazione, che è la cortesia, cioè che è il compromesso dello stare al mondo, cioè che accettare che il buono e il cattivo sono mescolati e che bisogna dire delle cose anche se sono false, e, che come dice, come la Chiesa più spesso detto e fatto, che il male ti porterà al bene, che quando uno muore bisogna essere felici. Io nel libro una delle pagine più risentite è quella che mi ha portato a uscire a tutti i funerali quando attacca sempre la solfa che oggi è un giorno di gioia. No, non lo sopporto. Oggi no, lasciami piangere in pace, poi magari tra un anno ne riparliamo, però dirmi che adesso è il mio caro istinto, devo gioire con lui, non gliela fa. Tutta questa, diciamo, distruzione dei miti, della mitologia greca, dei miti dell'educazione eccetera, si salvano delle figure importanti in questo libro, perché per esempio i professori di questo liceo così insomma piuttosto inquietante, dove si dà molta importanza al formalismo, però si accettano pure delle violenze inaccettabili, sono in fondo degli eroi, sono in fondo delle persone che escono come dei mostri di grandezza. Per esempio il professor Cosmo, che forse aveva un altro nome, però si capisce che è il professore che è alla base della vocazione letteraria di Edoardo Albinati. Questo professor Cosmo si staglia con una grandezza, con una così proprio è l'esempio positivo che tutti avrebbero voluto avere come professore di letteratura, quando c'è quella famosa scena in cui si racconta del dissociato, dell'obeso che era nazista. La vuole raccontare? Quella del tema che Hitler... Sì, l'obeso che racconta. Ma sì, c'era questo... Quello è un capitolo abbastanza divertente, perché c'era questo ragazzino, il nostro compagno di classe, che si chiama Ferrazza. Lì, fra l'altro, ha voluto mantenere il suo vero nome, quindi se lo leggerà il libro penso che si arrabbierà, ma... Che era un... Questo magari se lo provassi lo potrei leggere, faccio prima perché è abbastanza breve. Comunque insomma c'era questo Ferrazza che era nazista e aveva la parola Eve Mosche, quindi queste sue formule di supremazia erano sempre un po' ridicole, nessuno lo prendeva sul serio perché era proprio il contrario del superuomo. E lui veniva d'inverno
camicia a scuola perché diceva che il freddo è soltanto un'impressione e se tu vuoi avere freddo hai freddo, se invece lui dominava diciamo la brutta materia con la forza dello spirito. E no, Cosmo semplicemente si limita a tirargli in faccia il tema quando lui consegna il tema dove sostiene che Hitler è il più grande uomo della storia. C'era un tipo di fascista mentale o spirituale, quello che crede di forgiare la realtà con la forza del suo volere, con l'animo risoluto. Forgiare, ecco, forgiare è proprio il verbo giusto. Dall'idea dell'altissima temperatura, dei colpi di maglio, dello sprizzare di scintille con cui si piega a piacimento una materia riluttante. Gli esempi sono di calco romano, tipo Muzio Scevola, oppure orientale, il maestro di arti marziali che spezza pile di mattoni con la fronte o rimane piantato saldamente sui suoi piedi mentre in sette cercano di spingerlo via. In classe nostra ce n'era uno così, ancora nella fase di apprendistato. Ferrazza era un ragazzino pingue, dal naso cosparso di lentiggini e la R blesa, femmineo. Il suo fascismo consisteva nell'adorazione del vero uomo. Il vero uomo è ciò che egli decide di essere, punto e basta, decisione e disciplina. Non ci sono limiti che possano ostacolare il suo volere se è spinto da un'autentica forza interiore, calma, irriducibile. Tutte le sensazioni potevano essere controllate, dipende da noi e soltanto da noi, godere o soffrire, dominare o essere dominati. Perciò Ferrazza veniva a scuola a gennaio con addosso solo la camicia. Una leggera camicia di seta multicolore, sempre la stessa. Non portava cappotto e nemmeno un pullover. Perché si notasse meglio la sua imperturbabilità, la sua perfetta indifferenza alle futili convenzioni che gli sciocchi chiamano inverno o primavera, stava a braccia conserte, in camicia, immobile, in mezzo al cortile della ricreazione, dove tutti gli altri, per quanto bene imbacuccati, si agitavano per scaldarsi e si battevano le mani sulle cosce. Lui niente, tranquillo, sorrideva lievemente e il suo sorriso era venato di disprezzo. Se qualcuno gli chiedeva, scusa Ferrazza, ma non c'hai freddo in maniche di camicia? Lui rispondeva condiscendente, freddo? Freddo io? E perché mai? E spegneva il suo risolino facendosi più serio. Forse tu avrai freddo, io no. Ferrazza, io c'ho freddo perché fa freddo. Ferrazza scuoteva la testa. Questi stupidi materialisti, pensava, quando impareranno la lezione? Quando si leveranno il paraocchi che gli impedisce di vedere? No, tu hai freddo perché? Perché credi di avere freddo? Perché tu vuoi avere freddo? Rispondeva con una pazienza ispirata dal compatimento spirituale. Vedi gli altri col cappotto, sai che è inverno, quindi ti convinci che sia giusto sentire freddo, non perché lo senti veramente. Ti adegui a quello che pensa la massa. Anzi, a quello che la massa pretende che tu pensi. Massa, ma di quale massa parli? Ferrazza rispondeva con un'alzata di spalle. Sarà, forse hai ragione tu, Ferrazza. Comunque oggi fa proprio un freddo del cazzo. Io e Arbus, il coprotagonista, lo evitavamo perché ci faceva pena. Oltre a sostenere la sua filosofia dell'imperturbabilità e del controllo spirituale, non era capace di fare niente, andava male in quasi tutte le materie, era un pessimo calciatore, nuotava come un burattino, anche perché pretendeva di affrontare queste prove, così diverse tra loro, sempre con un identico spirito da samurai, un samurai rigido e solenne. Quando toccava a lui la battuta a pallavolo, la mandava regolarmente a schiantarsi sul soffitto della palestra. Non lo sopportava quasi nessuno, eppure si era convinto di essere lui, col suo magnetismo, a respingere gli altri e a tenerli a distanza. Guai a scherzare su questa cosa. La prossimità involgarisce tutto, perché solo nella distanza puoi esserne stella, amava affermare con aria di mistero. Questa è una citazione nicciana. Assumeva le pose di uno sciamano o di un dittatore. Si credeva capace di evocare quel che voleva con la sola forza della mente. Si dichiarava in grado di dominarsi in qualsiasi situazione, anche critica, si trovasse. E poi estingueva in sé ogni passione ed emozione con un semplice atto di volontà. Questo era il camerata Ferrazza. Ferrazza ebbe il suo momento quando consegnò il tema d'italiano in cui sosteneva che il più grande uomo della storia era stato Adolf Hitler. Il professor Cosmo lo lesse e glielo tirò in faccia.
quando il libro usciva lei cosa si aspettava? Perché ormai diciamo è conclamato, no? Che è un grande libro, è stato accettato come un grande libro, letto da tantissimi lettori e si sta anche comprando all'estero, cosa che mi rende molto contenta. Ma lei prima che succedesse, cosa si aspettava che succedesse intorno a questo libro? Io ho sospeso quasi integralmente la scrittura, cioè del libro tra il 2010 e il 2012, sopraffatto da guai di ogni tipo, però per il resto del tempo ho accumulato questo grande numero di file, preferendo non lavorare con un unico file che mi avrebbe poi costretto anche alla consapevolezza, cioè a sapere esattamente cosa stavo facendo. Io non volevo proprio saperlo. Per cui in verità fino all'inizio dell'anno scorso, cioè all'inizio del 2015, il libro non esisteva proprio. Adesso sembra così perché è fatta, cioè sembra che sia sempre esistito, ma il libro non esisteva realmente. E oltretutto negli ultimi due anni, cioè il 2013 e il 2014, il libro, le parti remanenti del libro le ho tutte scritte a mano, che è un sistema che adesso io preferisco di gran lunga, che è molto più veloce per me nel farlo, è molto più naturale ed mi dà anche molto più piacere e mi dà molta meno distrazione. Però poi quello che tu hai fatto, tra l'altro io proprio ieri è venuto un fotografo feticista che voleva vedere voleva fare delle fotografie di questi quaderni che sono molto anche loro lavorati e pasticciati, e quindi la consapevolezza era ancora minore, perché poi dentro quei quaderni cosa c'è? Allora ho preso mia figlia e glielo ho dettati tutti questi qua, e anche lì dettando molto rapidamente, cercando di trovare al volo le varianti rispetto a quello che avevo scritto a mano, mi sono ritrovato all'incirca a marzo del 2015 ad avere tutto scritto nel computer per un complessivo numero di 100 file diversi. Per cui ho cominciato, io ho lavorato l'anno precedente con il regista Matteo Garrone nella sceneggiatura del film Tale of Tales, e ho visto che lui usava questo, per montare la sceneggiatura, abbiamo usato questo sistema, un grande pannello, un grande tabellone con delle taschine trasparenti in cui inserivamo le scene, segnandole con diversi colori, perché si trattava di tre storie intrecciate tra di loro, e quindi anche per vedere come le storie si incastonavano. Allora mi sono costruito insieme con le mie figlie un tabellone simile a quello e ho cominciato a mettere in ordine questi file. Poi devo dire la verità, mi sono stufato perché era troppo complicato pure quello, e allora ho semplicemente collazionato le prime 400 pagine, le ho mandate a Rizzoli, che era molto ansioso perché erano ormai convinti che io fossi tipo Jack Nicholson, perché scrive ma poi magari ci sta il mattino all'ora in bocca, e dopodiché il restante, cioè non so con quali ritmi, ma sono riuscito a mettere insieme le altre 900 pagine fino a settembre. Poi è successa una cosa, questa la voglio dire perché l'ho messa infatti alla fine dell'ultima pagina del libro. Chi leggerà l'ultima pagina troverà queste date: 29 settembre 1975 e 29 settembre 2015. Allora normalmente, se uno indica le date, sono le date di composizione. Invece il 29 settembre del 75 è l'anno del sequestro, è il giorno del sequestro, e io però per una coincidenza assolutamente fatale ho spedito file, cioè unico file, che quando cambiava una virgola ci metteva 6 ore per salvare, perché ovviamente era così lungo, perché ho visto quelli della casa editrice talmente nervosi e talmente eccitati, ma anche soprattutto spaventati, che ho anticipato la consegna di circa un mese, perché io ho detto ve la darò alla fine di ottobre, poi faremo, non so come faremo a fare le bozze, però insomma vediamo dopo. Poi loro premevano e io ho mandato il 29 settembre. Poi la mia fidanzata mi ha detto: come va col libro? Guarda, oggi l'ho spedito, poi lo guarderò di più in bozze. Ma
ti rendi conto che il giorno era oggi? Dico, beh, 29 settembre. Dice, ma sono passati esattamente 40 anni dal delitto, oggi. Allora proprio si sono aperte. Che ha pensato? Minuti. Ha pensato che tutto, appunto. Tu sei chiaro. Tu sei chiaro. Io ringrazio moltissimo Edoardo Albinati per questo incontro fiume che rende omaggio a un libro fiume, lettura avvincente, ipnotizzante, alla quale noi rinviamo. Chi di voi volesse acquistare il libro in versione originale lo può fare. E vi ricordo che il libro è candidato da Raffaele La Capria e Sandro Veronesi al premio Strega e tra due mesi sapremo il risultato. Dunque, grazie a tutti e buonasera.